solito 3-2-1 perché mi sto rollando la sigaretta e quindi 3-2-1, ma credo che saremo già online finalmente. Buonasera a tutti e benvenuti a Gioca Safe, terzo appuntamento. Questa volta dovremmo essere online veramente. E infatti si vedo anch'io che mi si sta caricando, quindi ok, siamo live, siamo live. Sì, ospiti con me questa sera abbiamo Nuke, ormai rodatissimo su Gioca Safe, e una new entry che è Kishen. Buonasera a tutti. Allora, perché Kishen al posto di Leuser? Perché Kishen gioca support e questa sera andremo a parlare di Uther versus Malfurion. Non vedremo effettivamente uno scontro fra Uther e Malfurion, però partendo da Malfurion vedremo poi quali sono le differenze rispetto a Uther e vedremo come mai stanno in due tier differenti, vedremo se Kishen riesce a far scalare di un gradino Malfurion e insomma... Questo è l'argomento della serata. Inoltre avremo, come avrete visto, il giveaway di 5 beta key per Heroes of the Storm, quindi i 5 fortunati che stanno in chat stasera su Twitch avranno la possibilità di accedere alla beta e questo avverrà tramite un'iscrizione, fra poco farò partire il bot della chat, avrete la possibilità di iscriversi tramite la chat, a fine trasmissione faremo l'estrazione e i 5 fortunati dovranno comunicare il loro battle tag in maniera tale che poi Blizzard a fine promozione, quindi si parla dal 6 di febbraio in poi, distribuirà le chiavi ai vari client, ok? Quindi ve lo vedrete arrivare direttamente nel client, una mattina vi svegliate, aprite Battle.net e troverete la magica iconcina. Non avrò più vita sociale. Perché dici così? Ciao mamma, no, io non vengo nemmeno più a pranzo, dai. Devo fare il 40 su Heroes. A proposito, mamma, 40 euro che così compro gli eroi. Voglio giocare la Lega. Allora, come vedete abbiamo già in posizione Uther, adesso fatemi lanciare il bot, vi metto anche un simpatico avviso che ci siamo preparati. Ve lo aggiungo solo, non abbiate paura dell'immagine nera perché fra poco arriva anche l'avvisone per voi, in modo che per tutti sia chiaro, e lo faccio prima di far partire il bot. A tutti sia chiaro come si vota, anche se magari siete navigatissimi su Twitch, sapete già come si fa e vogliamo che anche i meno esperti abbiano la possibilità di votare e così intanto magari approfittiamo di questi minuti per far arrivare altre persone che magari ritardano un po' e... un attimo solo perché magicamente io ovviamente questa parte qua era la più importante e non l'ho preparata. No, scherzo, è pronta, manca solamente l'avviso per voi. Ok, lo vedete adesso, è molto semplice, da quando darò il via non vi basta che scrivere punto esclamativo raffle tutto minuscolo, qua lo vedete in maiuscolo però potete scriverlo in minuscolo e date invio, a quel punto verrete inseriti all'interno del raffle, appunto, che è la raccolta delle iscrizioni, e a fine live faremo l'estrazione e vedrete in chat chi sono i vincitori. Ok? Allora datemi un momento per far partire il bot. Un raffle a testa, cioè, certo. Sì, non per spammare la chat, però tanto il raffle che conta è uno solo a persona, quindi è inutile che magari scrivete più volte e cercate di prendere più chiavi. La chiave comunque è intitolata sempre a un vincitore per chiave. E il raffle considera comunque solo una scritta a persona, quindi cioè non c'è bisogno di spammare chissà qua tanto. Allora ragazzi, il sorteggio è iniziato. Ci dicono dalla regia che Witch, cioè, l'audio mio e di Kishen è molto molto basso. Allora vi abbasso un po' la musica, vi alzo un po' voi. Esatto, perfetto. Il bello della diretta, ragazzi. Che voi potete chiedere e noi facciamo in diretta. E intanto scusate, poi aggiusto l'audio anche di Nuke e Kishen. Ecco, sono già partiti, hanno capito, comunque è partito, cominciate ad aggiungervi e poi sfregatevi le mani, non so cosa fate, accendete un cero, fate i vostri riti voodoo che volete e rimanete in chat con noi così poi saprete se siete stati estratti. Allora, siete fortunati. Sì, infatti. Allora, vediamo un attimo di aggiustare anche la voce di Nuke.
E anche Kishan ci dicono che praticamente sono entrambi. Sì, sì. Allora, vediamo se io posso fare un change volume direttamente da qua. Ammazza, lo puoi fare su TS. Sì, stavi già a più 2, eh. Mo ti metto a più 5. Prova a dire qualcosa a loro. Vediamo se loro sono... Check. Se no faccio un pezzo, non lo so, un Nino D'Angelo, dai, un qualcosa. Sì. Così da far scappare tutti. Sapete che un giorno faremo la puntata podcast Gioca Safe completamente in napoletano, sarà bellissimo. Ragazzi, è una cosa che stiamo organizzando. Anzi, fateci sapere se vi va, se vi piace l'idea. Se vi piace l'idea, a disposizione. Sì, sì, è già partito, eh. E il giveaway è già partito. Potete iscrivervi, punto esclamativo raffle. E adesso noi passiamo invece alla schermata di... Aspetta, sempre dalla regia. Sempre dalla regia. Volume che dicono che io mi sento più o meno, non basso, ma a livelli proprio più o meno pozzangherosi. Esatto. Io provo a alzarti anche al massimo e è un ratchet praticamente. Vediamo. Change volume. Ti metto a 8, sei diventato rosso per me. Bello, dai, vabbè, non è male. Voi dici, divento pure l'estate rosso, quindi non è tranquillo. Ormai è il colore che c'ho abbastanza. Poi vuol dire, faccio anche pandanne con l'orso della Poned, tranquillo, è tutto in serata. Allora ragazzi, l'ultima cosa sul giveaway: ricordatevi che se non riuscite a essere fra i 5 sorteggiati di questa sera, avete tempo fino al 6, andando su Facebook alla pagina di Pwned troverete un post dove sono in palio altre 50 chiavi, ok? E quindi potrete tentare la fortuna anche lì. Ora io mi sposto di immagine e andiamo sul nostro uterone nazionale. Finalmente. Eccolo qua, finalmente parliamo di support. Allora partiamo dal tier 1, quindi Uther, personaggio di cura strong, un grande burst di healing, tanto controllo sui nemici con gli stun, uno stun ad area e anche anche un'eroica che forse è meno usata, però è egualmente forte secondo me, ma adesso la andiamo a approfondire con Kishan. Che ci dici di Uther, Kishan? Allora, Uther purtroppo è mana dipendente, o perlomeno alcuni lo definiscono mana angry. Tanti personaggi vengono definiti mana angry. Sono quei tipi di eroi che purtroppo hanno dei costi di mana elevati e quindi sono dipendenti da alcune passive, come in questo caso, tipo, per chi ha giochi in italiano, è la ricerca dell'evocatore. E in pratica è la passiva che ti permette di aumentare il mana regen e di 0,5 al secondo. 0,25 era giusto? 0,5 esatto. Al secondo ogni 3 globi, fino a più esatto. 0,25. In pratica con quella passiva, che purtroppo è un must, cioè va presa per forza quella passiva, altrimenti non riesci a tenere nessun fight, perché ti trovi sempre senza mana. Su per giù dal 10 in su riesci già a avere un buon mana regen da poter permetterti di prolungare i fight il più lungo possibile. Sì, di Uther c'è altre... Sì, scusami se ti interrompo, dico di Uther c'è proprio questa cosa, che ha degli strong heal, ha un controllo eccezionale, però è sicuramente un mangiamana, cioè si tende a esaurire molto velocemente il mana, bisogna imparare a gestirlo, e poi soffre anche di comunque cooldown molto lunghi, lo sbaglio? Alcuni sì, alcuni no, perché comunque alla fine mi sembra la W, se non erro, ha sugli 8 secondi, quindi comunque vedi, è un... È un 12 secondi, forse 12 talentata. Secondi, però comunque è un bypass heal, nel senso, cioè, che passa attraverso sia a tutti gli eroi alleati e nemici. E ai nemici fa danno, agli alleati invece cura dello stesso ammontare del danno fatto. Quindi alla fine ci può anche stare con 12 secondi. E adesso andremo a vedere anche le abilità. Prima di andare a investigare nella specializzazione, nelle build, eccetera, andremo un attimo ad analizzare quali sono le abilità proprio di base. Io faccio partire anche la mappa. Questa è la mappa di dimostrazione, di prova di Heroes of the Storm. Attivo i servitori, siamo a livello 1. Casualità, c'è Malfurion che ci accompagna nella modalità di prova. Partirei con la prima abilità,
che è la luce sacra, con un costo di mana 90, abbiamo 12 secondi di recupero, e questa, è questo qua, diciamo che è l'healing, direct heal di Uther, giusto? La Q sì, la Q diretta sì, è la più conveniente. Cioè comunque cura veramente tanto, a livelli alti, al 20 riesce a curare anche 1000 HP, quindi... Anche un buon range, non so se lo dovreste sì, vedere anche, perché, anche dallo streaming. Anche perché comunque ha un range che purtroppo non so come può essere definito in gioco, però voglio dire, il metraggio in gioco non so di preciso quant'è. Ma nel gioco ancora non lo segnalo nel tooltip, io spero comunque, che... Sulle abilità, cioè sul primo talento ti dice che puoi aumentarlo di 30, però aumentare di 30 non so cioè quant'è di metraggio effettivo, perché alla fine se tu la vai a prendere è proprio poco, cioè giusto forse la larghezza di un minion in più. Certo. Poi, seconda abilità, W, abbiamo lo splendore sacro. Mm-hmm. Questa lo è... sacro... Vai. È quella che dicevo prima, che è quella che trapassa i target alleati e nemici in linea retta e che fa danno ai nemici, fa un po' di danno in meno ai target nemici, quanto invece la cura agli alleati è sicuramente più accentuata. E comunque è una cura diretta, non è un overtime. Questa è un'abilità molto interessante, credo forse sia l'unico support che ha questa abilità, insomma, di curare e in linea retta danneggiare, è molto strategica, è anche difficile da impiegare. Tu come la usi questa? Allora, tecnicamente, se diciamo che comunque potrei, io la uso principalmente come inizio fight, se si può dire, perché alla fine comunque se tu fai una team composition con Uther, dopo il livello 13 in poi si sa che è Uther a ingaggiare i fight, perché ingaggia di speed e di R. Quindi comunque tu ti ritrovi in mezzo al fight e il tuo team è, diciamo, un po' più spostato verso sinistra o destra, al massimo. Certo. E... La usi, diciamo, da dentro al team a fuori, cioè la usi dalla parte del team avversario fino al tuo team. Poi se torni indietro invece la usi nel senso opposto, cercando comunque diciamo di prendere più alleati possibili che nemici, perché alla fine il tuo scopo è curare, non è danneggiare. Certo. E questa è una cosa che mi domando adesso, anche sto facendo delle prove, vedo che è una bella linea retta e quando la lancio riesce a coprire anche buona parte dei minion che... Sì, ha anche un buon wave clear alla fine, se c'è qualcuno che fa... se stai in una lane dove c'hai un DPS o comunque un qualcuno che riesce a fare più danno di te, perché tra spelle e autoattack comunque Uther non è il massimo, eh. Certo, anche perché poi si deve avvicinare melee, insomma, a parte il martello. Essendo un melee è parecchio svantaggiato rispetto a altri support, come per esempio Malfurion, che comunque alla fine ranged, ha un Brightwing, ha una Lily. Però voglio dire, quello che mi domando io adesso vedendolo, cioè vale nelle fasi di early game dove si sta farmando usare il martello anche per curare le proprie unità, i minion dico, per aiutare nella spinta del push, o ci teniamo il mana? No, è utilissimo, perché comunque alla fine tu facendo questa cosa curi comunque i tuoi minion e indebolisci gli altri, pulendo più velocemente la wave avversaria. Gli eroi avversari sono costretti a indietreggiare e quindi a far sprecare munizioni e un po' di vita anche alle torri avversarie, e soprattutto quando le torri avversarie non hanno munizioni è vantaggioso, perché puoi andare a fare non dei propri e veri tower dive, perché alla fine qui c'è il cancello. Certo. Però comunque puoi andare anche a combattere vicino alle loro torri, perché per 20 secondi, per 30 secondi sono inabilitate e non hanno munizioni, quindi ti puoi permettere anche di affacciarti di più sul fronte avversario. Certo, qua ce lo dice, lo ricorda bene anche Nuke, che nel gioco Heroes of the Storm il controllo delle torri, dei forti è fondamentale, anche proprio nell'esecuzione della mappa, giusto? Cioè soprattutto da quando, come abbiamo detto anche nelle trasmissioni passate, negli eventi passati, da quando praticamente le torri danno exp, ci stanno alcuni team che adesso stanno adottando la tattica addirittura di rushare. Ah, davvero? Cioè, rushano praticamente letteralmente le prime torri. Eh sì, torri, perché le... 3 o 4 sono lane. Le prime due torri praticamente danno... le prime due torri proprio che trovi in lane, diciamo quelle... chiamiamole tier 3, le prime. Aha. E danno 400 di esp appena rotte.
Quindi comunque 400 di exp a livelli bassi, più o meno dal livello 1 al livello 2, sono su per giù mi sembra 1000 di esperienza, è praticamente quasi mezzo livello. Certo. Quindi vai in un vantaggio, diciamo, enorme a confronto dell'altro team. Poi, continuiamo sulle abilità di Uther, abbiamo la E, che forse è quello che lo rende, che lo passa in tier 1, la E? No, quello che lo passa in tier 1 è la R che la vediamo dopo. 20. Allora dopo ci vediamo le R, e intanto la E comunque è lo stun, che è il control di Uther. Sì, è l'altro CC di Uther. Come va impiegato questo... Allora, questo diciamo CC. Che è un semi-ranged, perché alla fine Uther per tirarlo deve comunque avvicinarsi un po' al target, non ha chissà quanto range. Sì, qua lo vedete, quindi... adesso lo sto mostrando, vedete ha il disco che appare intorno a Malfurion nel range dello stun, quindi si deve esporre parecchio, insomma, per poterlo lanciare. Diciamo che lo stun è a portata di auto-attack, nel senso cioè la stessa distanza che compi per l'auto-attack è quella dello stun. Forse qualcosina di più, cioè forse il famoso 30 in più di range. Certo. Non è chissà cosa, però il fattore buono è che alla fine è uno stun che anche fa danno. Cioè non fa un quantitativo di danno eccessivo, però fa un buon danno. Certo. Comunque alla fine i primi, diciamo, l'early game lo passi abbastanza safe con uno stun di un secondo. Poi più avanti non è chissà cosa. Però più avanti si usa più il fattore dello stun di un secondo per massimizzare i danni tutti sullo stesso target con un focus equilibrato del team. Ok, adesso io sono sotto Arthas nella... Io spero che Malfurion non mi curi, perché volevo andare sul tratto distintivo, magari mi faccio uccidere dalle torri, che è un tratto distintivo molto forte quello di Malfurion, perché una volta di Uther, perché una volta che Uther muore ha 10 secondi in cui può continuare a usare le abilità, quelle di cura col 50% in meno di potere curativo, mentre le altre rimangono intatte, quindi sia che siano gli stun che le eventuali abilità aggiuntive come può essere il raggio riduttore e gli scudi rimangono, giusto? Eccolo qua, intanto Uther è morto. Tu quando stai diciamo in forma spiritica puoi usare tutte... Cioè, il bot non ti vuole lasciare morire comunque. No, soprattutto io credo che all'inizio è molto devozione eterna, che è questo tratto passivo. All'inizio dura 3 secondi, poi aumenta appena scalo a 10 secondi. Fino a 10 secondi, quindi quando sarete a livello 20, 10 secondi sono tantissima roba, immagino, no? Mm-hmm. Cioè, infatti ci sono tante persone che a volte tra i talenti prendono l'upgrade del tratto distintivo, cioè quella che ti permette di fare il 100% dei danni e delle cure. Invece che magari rinunciare, cioè prendono quello rinunciando a qualcosa di più utile. Certo. E detto questo, io andrei un po' a scavare nei talenti e nelle build, ok? Se per te va bene, mm-hmm. Kishen. E poi dopo andiamo a vedere con rispetto a Malfurion cosa cambia nello stile di gioco. Ma sì, allora, anche rispetto a tutti gli altri overhealing, perché alla fine comunque Malfurion, diciamo, secondo me è può essere anche il tier 1 dell'healing se prende la R di cura. Tu dici Tranquility? Se prendi il Tranquility con Malfurion vai in tier 1 di overhealing. Il problema del Tranquility è che ti possono stunnare, giusto? Però il Tranquility comunque continua. Ah, continua il Tranquility al... Sì. Ah, questo non lo sapevo. Quindi se tu lanci Tranquility, vieni stunnato, rimani stunnato, però ovviamente rimane sul posto e tutti quelli dentro beneficiano. È la stessa cosa per la R di Lily. Se tu tiri la R di Lily e vieni stunnato, la R di Lily continua perché non sei tu a tirarla, è un qualcosa che è fuori da te. E tu sei stunnato, ma comunque la R continua. Capito. Allora, livello 1, Uther. Tu dicevi prima, ricerca dell'evocatore. È il mana regen assolutamente, anche perché gli attacchi base curano gli alleati vicini è praticamente inutile, perché alla fine l'attacco base di Uther fa 40 danni. Quindi, certo. Cioè, poi comunque deve star melee e l'attack speed di Uther non è per niente alto, quindi è proprio un talento da scartare. E a lungo, questo visto che in alcune build ci sta, quello che estende la portata di luce sacra di 2. Oddio, quello si gioca se giochi un team full ranged e l'unico melee sei tu. Perché comunque se tu giochi un team dove hai una valla,
un Falstad. Hai, che ne so, hai magari un tank come Chen che alla fine può scavallare i nemici, quindi può allungare, può andare quindi va in qua, profondità. Sì, va in profondità, esatto, quindi comunque c'è, cioè, che ha tanta mobility, si prende quella. Altrimenti vai direttamente di globi e passi tutto nel game alla ricerca dei globi. Ok, quindi livello 1, aumentiamo il potere rigenerativo di Uther, perché poi, come avevamo detto prima, è un eroe che tende a bruciare, cioè ha cure molto potenti, però poi cerca di, cioè, questo gli fa in modo che lui bruci anche molto mana. E come ci posizioniamo all'inizio per raccogliere più globi possibili? Cioè andiamo in linea con un DPS e facciamo scorta di globi? No, il discorso è che se stai in lane da solo, comunque dubito, perché alla fine è un healer, quindi avrai sempre un DPS che ne so, magari un Illidan che ha bisogno di vita istantanea, non ha bisogno di overhealing. Quindi vai sempre in lane con un DPS, non hai tanto bisogno. Il fattore principale del support mana hungry, e quindi che usano le passive del mana regen, è quello di uccidere subito il mago nella wave, perché le wave sono composte da 7 minion. Sono 3 ranged, 3 melee e un mago. Adesso ve le faccio anche vedere. Vai, continua. Il mago è quello che rilascia il globo. Tutti i globi vengono rilasciati dai maghi, o vabbè, naturalmente dai campi dei mercenari, però quelli comunque, una volta uccisi, lasciano il globo. Invece il mago non c'è. Per magari una persona che inizia adesso dice vabbè, uccido la wave e prendo i globi. Però su 7 minion di globo ne prendi uno, perché te lo dà solo il mago. Ok, io sto cercando di evidenziarlo. Arthas sta in mezzo, però dovresti averlo visto. È comunque quello col cappello da mago. Al centro, ecco, appena droppato il globo, e glielo prendo subito. E ha un libro in mano, esatto. Ecco, arriva la seconda wave, adesso lo vedete, ve lo illumino, eccolo qua. Questo è il mago. E questo è l'unico che dà il globo. È l'unica. I globi sono praticamente quelle palline, diciamo, verdi. E che col cuoricino al centro, che rimangono in terra per 10 secondi, 15 secondi massimo, mi sembra. E quelle che magari si cercano anche, noi dovremmo vederle anche, se sono e comunque nostra... alla fine danno anche un po' di vita istantanea e poi danno tutto quanto health regen. Certo, eccola qua, la vedo, la prendo, ok, è nostra. E capita anche di vedere in partita, intanto io sto perdendo vita a dismisura, capita di vedere in partita sia le palline verdi nostre, poi le vedremo bianche se invece sono della squadra avversaria, giusto? Eh sì, se gli avversari uccidono un mago della vostra wave, anche loro droppano queste, diciamo, questi globi. Quindi giustamente voi li vedrete trasparenti per... Quindi se voi siete, no, quello che volevo dire, se voi siete in linea con un DPS e nella vostra linea c'è un Uther o comunque un support, e nei talenti vedete che ha scelto ricerca dell'evocatore, cercate di negargli le palline finché non scompaiono, insomma. Oddio, che brutto dire cercate di negargli le palline. Negategli le sfere, va bene? Ok, andiamo avanti. Riducetegli la possibilità di prendere i globi. Allora, io qua intanto procedo di livello e siamo a livello 4. A livello esatto. Cosa abbiamo qua? Qua abbiamo sempre un martello dell'Araldo della Luce che ci aiuta a recuperare mana. Poi abbiamo un pugno della giustizia che riduce il tempo di recupero del martello della giustizia, quindi della E. Poi abbiamo protezione dei deboli che va sulla Q, e questo fa in modo che recuperi il 75% del mana. E se usi luce sacra sui servitori mercenari, e poi abbiamo lo scudo protettivo, e questo è un talento generico. Come ci muoviamo qua, Kishen? Allora, il primo talento, però, il martello dell'araldo è inutile. È proprio inutile, perché tanto se hai preso la passiva, quella del mana regen, è inutile prendere quello. Se fai un buon farming dovresti arrivare a... Ma tanto in endgame comunque riesci a raggiungere, anche se farmi male, un più 4 di mana regen al secondo lo prendi, quindi è tranquillo, anche se proprio va male, tu il mana ce l'hai comunque. Farmando bene invece a quanto arriviamo di regen? Io il massimo che ho fatto è stato 22, una partita lunga, più 22, mana infinito. Perché tu consumi magari un 45 per la Q, e il tempo che l'hai consumata ne recuperati già 2 di base più 22, quindi cioè praticamente già hai un'altra cura pronta.
E quindi martello dell'araldo della luce lo lasciamo. Pugno della giustizia. Esatto. Il pugno della giustizia. Allora, io comunque le prime volte che iniziavo a giocare Uther lo prendevo perché comunque voglio dire. Stai con quattro sconosciuti in squadra, purtroppo più CC hai e meglio è. Però, certo. Però non è buonissimo perché il fattore dell'attack speed di Uther è che è troppo lento, è veramente troppo lento. E poi dovresti stare troppo a contatto con i nemici, cioè... Sei sempre troppo esposto. È un doppio taglio. Certo. E protezione dei deboli. Inutile, Q. Inutile proprio. Ok, e quindi andiamo sullo scudo protettivo. Sì, al 4 al 90% si prende sempre lo scudo protettivo e c'è quel 10% che ti fa prendere il pugno della giustizia per ridurre i tempi di recupero. Il tempo di recupero dello stun, però lo scudo è troppo forte perché con lo scudo in early game para 300 danni e in late game ne para anche 800, quindi è comodissimo. Ok, vado per scudo della giustizia. Infatti adesso lo metto anche in pratica. Scudo Malfurion. Eccolo qua. Oh, ricordiamo, questo è uno scudo che protegge l'alleato per 360 danni. Adesso io da qua non vedo quanto aumenta di livello. Credo che sarà un più 5, un più 6, può essere. Per 5 secondi, quindi è temporaneo. Ok, quindi va usato anche... cioè non è che voi mettete lo scudo su un vostro alleato e questo si porterà lo scudo in giro per tutta la durata della partita. So che è una cosa magari scontata, però lo dico, voi dovete metterlo nel momento in cui vedete che un eroe sta per ricevere del danno, insomma, e ha un cooldown di 60 secondi, sì, 60, e non è riducibile. Questo è il suo cooldown. Ora mi sposto invece a livello 7 e a livello 7 abbiamo una nuova ondata di talenti, sono ben 5. Abbiamo ondata di luce che va a potenziare la V. Ogni eroe curato da splendore sacro restituisce 10 mana e riduce il tempo di recupero di un secondo fino a un massimo di 50 mana e 5 secondi. Poi abbiamo ammunizione che va a potenziare la E, quindi quando useremo il martello della giustizia respingeremo anche il bersaglio. Devozione sacra che va a potenziare il tratto distintivo, quindi danni e le cure. Il talento che ti dicevo prima. Esatto. I danni e le cure hanno un effetto del 100% in forma spiritica, quindi se prendete questo, invece che quando morirete, invece che avere un output del 50% di healing, avrete un output del 100%. Poi abbiamo chiaro lungimiranza, anche se qua c'è un errore di tutti, perché ho nel talento chiaroveggenza. Perché è chiaroveggenza, Ok, chiaroveggenza, e questo serve per rivelare un'area, ok? È una ward sostanzialmente. E poi abbiamo purificazione che rimuove gli effetti di silenziamento, stordimento, rallentamento, immobilizzazione e ne previene la riapplicazione di questi effetti per un secondo sull'eroe che avete, sul quale l'avete usata. Qua Kishen, come ci muoviamo? Allora, diciamo che i primi due non vengono proprio considerati, cioè come se tu al 7 avessi solo 3 talenti da scegliere. Però ti dirò, la forma spiritica non si gioca, ormai non si gioca più. Per il meta che c'è adesso non si gioca più. Giocano soprattutto chiaroveggenza e purificazione, cioè un 50% di scelta in base al team nemico che hai contro, alla composition tua e al tipo di mappa. Se hai una mappa lunga, prendiamo la mappa nuova, uno Sky Temple, uh-huh. E comunque ha bisogno di mobility, purtroppo Uther non ha mobility, quindi ha bisogno di, diciamo, di spottare il più possibile i movimenti avversari per anticipare le mosse. Però è anche vero che se tu hai un team avversario con tanti CC, quindi mettiamo caso contro hai un Anubarak, uno Stitch, e poi hai un... mettiamo caso due DPS forti, quindi un Tygus e una Valla, e come support hai un Malfurion che ti silenzia. La purificazione è ottima per semplice fatto che toglie tutto, cioè un target è salvo, quello sì. È sicuro. Ora questo è, volevo chiederti questa cosa, siccome poi nel livello successivo andremo a vedere le eroiche, purificazione è un po' dipendente come scelta poi eventualmente dall'eroica che scegli dopo? Cioè se noi ad esempio dovessimo prendere scudo divino,
E vale la pena prendere purificazione o prenderemo chiaroveggenza e poi eventualmente scudo divino, oppure è slegato completamente e scegliamo in base solo alla compa avversaria? Guarda, il talento del livello 7 comunque è giostrabile solo tra quelle due, però è, secondo me, indipendente dalla R, nel senso che comunque la R dello scudo divino sì, è un'ottima R, però rende immune solo un target, quindi comunque tu non puoi, cioè non ti puoi basare su un fight dove hai un target solo che rimane vivo oltre a te. Certo. E non puoi tirare avanti solo con un target. È molto okay. Meglio l'altra, è molto meglio l'altra di gran lunga. Ok, allora abbiamo detto su livello 7 scartiamo a piene mani i primi due, praticamente abbiamo tre talenti di cui hai detto che Devozione Sacra nel meta attuale è poco utilizzata, no. E ci muoviamo invece su chiaroveggenza, sì, infatti se potessi dire lungimiranza o chiaroveggenza. Perché lungimiranza è il nome che aveva praticamente nell'alfa. Sì, infatti, è un errore che dovranno correggere, perché intanto qua Arthas mi è venuto sotto torre, sta per sfondare, sta per vincere. È aggressivo, è un bot aggressivo. Ci spostiamo al livello 10, avanzo anche di livello, così possiamo scegliere, e qua abbiamo le eroiche. Abbiamo scudo divino, rende invulnerabile un eroe, l'abbiamo detto poco fa, alleato, uh-huh. E ne aumenta la velocità di movimento del 20% per 3 secondi. E poi abbiamo tempesta divina, che infligge sia danni, 325 al livello 10, e poi stordisce i nemici per un secondo e mezzo. E io qua ho letto diverse un po' di disparità, è per quello che ti ho fatto poi la domanda sul cosa conviene usare, perché è vero che molto spesso si vede usare tempesta divina, però è anche vero che il Divine Shield, anche se tu lo puoi usare solo su un tuo compagno, può annullare cose come la Void Prison, il Devouring Maw, addirittura credo che possa anche annullare il Gorge di Stichis, giusto? E annullare proprio no, però diciamo che il grab viene, cioè tipo mettiamo caso un grab, il grab comunque va a buon fine ma non hooka, cioè entrambi i target rimangono sulle loro posizioni e basta, prendi solo il danno, anzi nemmeno, perché sei invulnerabile, quindi. Però un target che viene mangiato da Stitch non può essere affetto da buff o debuff, quindi cioè comunque lo scudo divino non puoi usarlo. Certo, quindi tu tendenzialmente andresti sempre per la tempesta divina? Comunque è considerata una delle due R più forti del gioco, cioè c'è poco da fare al momento. Certo, quindi scudo divino è troppo... legato a situazioni troppo specifiche, mentre tempesta divina è comunque un talento molto più versatile, giusto? Lo scudo divino praticamente, cioè ti deve proprio capitare, dovresti fare una team composition su Uther e purtroppo certo. Non puoi fare una team composition su un support, al oppure massimo non puoi avere fare... il livello 4 dell'Iro. Esatto. Vabbè, è difficile. Quello è difficile. No, a parte tutto, la differenza sostanziale tra queste due ulti riguarda l'utilizzo che si fa in teamfight. Poi comunque l'utilizzo della tempesta è troppo. È molto superiore, perché alla fine col talento del 13 poi andiamo a vedere che tu con Uther ci ingaggi. Quindi che fai? E adesso ci arriviamo al 13, dammi un attimo solo... Appena ci arriviamo poi ti spiego. Sì. Però comunque, allora intanto volevo far vedere... Serve da Initiator, praticamente. Ok, allora intanto la faccio vedere, così poi abbiamo il tempo di cooldown per vedere poi quella cosa che dicevi del... Immagino che sia quello speed, no? Range al momento, Allora, questo... Ok, non ho preso Arthas. È un range normale. Sì, è piccolo. E non l'ho usata su Arthas, quindi voi l'avete vista per terra. E... diciamo a livello 13 poi la R di Uther viene combinata, immagino tu volessi parlare dello scatto, no? Quindi io avanzo di livello e arriviamo a livello 13 e qua abbiamo tutta una serie di nuovi talenti di cui io già occhio vedo che il primo ad esempio mi sembra abbastanza inutile, non so se esiste una spec, il primo che è Rabbia Ardente
mi sembra abbastanza inutile da support. Poi non so se esiste una spec per una build per Uther che possa sfruttare danni. Purtroppo i primi due non si giocano, te lo dico. Se anche scudo magico, che sembra più una cosa da tank. Non so se nella mente della Blizzard c'è l'idea di avere un Uther che può essere anche tankoso o che possa fare dei danni. Non so con quale utilizzo. Un Uther Retribution dentro Heroes of the Storm. Quindi già diciamo che i primi due li possiamo saltare a pie pari, giusto? Il primo si fa fatica giocando persino su Tyrell quando viene giocato tank, quindi figurati. Su Uther, che nonostante abbia questo la pecca che comunque rischia di andare in mezzo al fight, lui ci dovrebbe star lontano perché è un support, e scudo magico perché è evidentemente un talento da tank. Giusto? È un talento un po' inutile, veramente. Cioè, è un talento che secondo me non è mai stato scelto da nessuno. Oddio, io devo dire che su Sonia l'ho usato, sono da picchiare. Quando la specco in tank. Il discorso è che sì, lo puoi praticamente usare ogni 30 secondi, quello è vero, però. Cioè, ha un'attivazione automatica. Due secondi, certo. Non dura 5, capito? Dici che e non hai molto controllo. 50% dei danni ridotti. Poi magari c'hai contro. Magari c'hai contro, che ne so, una valla che va di auto-attack, un Farfad che va di auto-attack, e c'hai un talento che non certo. Usi, perché alla fine. Sì, perché è troppo casuale. Il danno massimo te lo prendi da auto-attack, non lo prendi di spell. Quindi c'è un talento buttato praticamente. Quindi noi riversiamo la nostra attenzione sugli ultimi due talenti del livello 13. Abbiamo Scatto, che è un'abilità attiva. Scatto è veramente cattiva come. Allora, aumenta la velocità di movimento del 75% per 3 secondi, e poi Kishan ci dirà come la usa come initiator. E poi abbiamo il raggio riduttore, anche questo è un talento comune. Io credo che sia Scatto che il raggio riduttore siano spesso comuni nei support come. Raggio riduttore si usa principalmente sui support, diciamo, secondari, nel senso tipo quando tu giochi una partita dove hai un healer e poi un support secondario come un Tassadar. Il Tassadar okay. Praticamente ti prende la ward per curare, e poi comunque ti prende, che lui ce l'ha prima quel talento, mi sembra al 7, al 7 ce l'hai il raggio riduttore, te lo prende lui, così in modo che tu puoi ingaggiare tranquillamente di Scatto. Certo. E se c'è bisogno, comunque hai un raggio riduttore che alla fine ti leva il 50% di speed su un target, il 50% di danni, e lo rimpicciolisce proprio di statura. Quindi, cioè, sì. Così tutti lo vedono che è quello il target. È tanto. Come? No, perché su Heroes of the Storm la statura e la grandezza conta tanto. Perché per chi ancora non c'ha la beta, non sa che qui il body block è proprio una cosa, cioè, che va studiata di team. Perché se tu riesci a prendere un target e a circondarlo, non esiste il fast route, tipo, che ne so, prendiamo altri giochi, altri su altri mob, che ne so, prendiamo un LOL. Alcuni champion che possono comunque passare attraverso i minion. Qui non esiste questa cosa. E qui c'è il body block fisso. Ah, questo non avevo pensato al raggio riduttore da impiegare anche col body block, perché ovviamente essendo più piccolo è più facilmente accerchiabile dal team. Accerchiato, oppure se devi scappare ne riduci uno e gli passi accanto. È interessante, non avevo mai pensato a questo utilizzo del raggio riduttore, molto interessante. Se capitano contro un Diablo e un Chen, dove passi? Dove vai? Lo devi ridurre, è vero. E lì fai la cavallina per forza, non c'è alternative. E poi, tra Scatto e raggio riduttore, ora so che Scatto ha questa combo poi col che dicevamo prima, però tu a uno che devi iniziare cosa gli dici? Allora, di abituarsi subito con Scatto e quindi giocare la combo che adesso ci descriverai, o partire col raggio riduttore? Purtroppo il raggio riduttore è team dipendente, cioè è enemy team dipendente più che altro, perché certo. Se tu nel team avversario hai uno Zeratul è inutile prenderlo, perché tanto comunque il raggio riduttore non ci riuscirai mai a tirarglielo addosso, ma proprio mai, cioè manco se tu la notte dormi e te lo sogni non ci riesci, manco in sogno ci riesci, perché è proprio una cosa impossibile. Ma quindi il raggio riduttore è un'attiva che tu usi principalmente sui tank, quindi su tutti i tank bruiser? Io la uso su il più vicino al mio carry.
Ok. Quello che sta rompendo le scatole al mio carry, boom, diventa un minion. Certo. Devi diventare microscopico, devi diventare, perché essendo piccolo non può fare spell. Tu quando sei piccolo non puoi fare spell. Ah, non puoi castare. Alcune spell non puoi, tipo Luke di Stitch non puoi farlo, perché non puoi trascinare nessuno. Cioè, non sarebbe realistico. Esatto. Mini Stitch che fa. Cose che non puoi fare. Cioè, se io ho uno Stitch full, diciamo full slam, praticamente è quello ultra aggressivo che praticamente va a cercare una persona proprio per ucciderla. Uh-huh. E mettendo prende il mio carry, io prendo Stitch, lo faccio il raggio riduttore. Se lui ha mangiato una persona e tu gli fai il raggio riduttore, la persona viene automaticamente sputata e non prende danno. Se tu invece gli fai il raggio riduttore mentre si avvicina, diventa piccolo e quindi lui può fare a malapena lo slam, perché il mozzico non può farlo perché è troppo piccolo. Luke non può farlo, la R è immune perché Stitch l'hanno anche cambiato, infatti non può mangiare i target più grossi di lui. Fatto. Ah, fantastico. Quindi tu con raggio riduttore, se hai contro uno Stitch, quindi ti si mette, scusa un attimo, adesso tutti quando saranno in partita si mettono vicino a Stitch per vedere se sono più grandi o più piccoli. Però comunque, cioè, voglio dire, rispetto a una valla, per certo, dirti, Stitch è molto più grande. Se tu gli fai raggio riduttore, a Stitch l'hai ammazzato, perché può fare solo una spell su 4. Sì, se poi riesci a body bloccarlo, come dicevamo prima. Poi comunque, se lo body blocchi in mezzo, vabbè, certo, dura 2 secondi, 3 secondi il raggio riduttore. Però, cioè, in quel lasso di tempo lo devi veramente gonfiare di botte. Cioè, non deve sparire proprio, non deve proprio esistere più. Quindi diciamo che la scelta. Ah, dimmi Nuke, scusa. Grade dovrebbe avere il raggio riduttore, può essere utilizzato soprattutto ragazzi sui DPS, ma a parte Stitches, che è un caso particolare, ma. Anche prima spiazza tantissimo al momento in cui, anche in caso di chase, cioè il team avversario, il DPS avversario scappa, lo slow che dà il raggio riduttore va comunque contato, perché è grosso. Certo. Ma più che altro, sia scatto che raggio riduttore ti danno la possibilità di poter effettuare un counter engage. Perché se tu, esatto, magari hai uno scatto in cooldown e comunque dici, regà, non riesco a entrare R con Uther, appena c'è lo scatto, giratevi. Basta solo che tu dici giratevi, e se il team ti segue, tu che fai? Scatto, non te possono fermare quando stai in scatto, perché certo, cioè te devono per forza body bloccare. E comunque tu in 3 secondi te fai due lane di corsa. Entri in mezzo, vai di stun e hai counter ingaggiato, che quelli non si aspettano proprio una cosa del genere. Quindi diciamo, tornando a Uther, andremo sullo scatto. Giusto? Sì, normalmente è scatto, poi in base al team composition nemiche, raggio riduttore. Allora, ci spieghi un attimo come funziona questa iniziativa di cui parlavi prima. Abbiamo scatto e poi l'uso della R. Come si impiega nel team fight? Allora, se tu trovi un target fuori posizione, vai direttamente di stun con la E, cioè gli dai una martellata in testa e sta bene lì. Se hai dei CC in team, tipo Anubarak, comunque lo tieni fermo sul posto e comunque giocano con uno in meno loro. Certo. Se invece devi iniziare tool fight e comunque un target è più lontano, molto veduto, o magari, che ne so, è un target che può scappare, tipo Val e Tyrus, che hanno i dash, quindi hanno uno step laterale, un target con dell'escape. Esatto. Mettiamo il caso tu stunni una valla con la E, appena finisce lo stun lei ti fa lo scatto, giusto? Certo. Lei col doppio tumble ti va parecchio via. Mm-hmm. Tu che fai? Utilizzi lo scatto e comunque gli torni praticamente, cioè gli giri intorno, perché tu c'hai 3 volte la velocità sua dopo quando utilizzi lo scatto, e quindi la puoi subito riacchiappare di R. Purtroppo c'avrai un problema, nel senso che c'hai il team tuo che rimane più indietro, rimarrà sempre un po' indietro. Però tu comunque, però una volta che tu hai suonato di R, loro hanno 3 secondi per avanzare, appena, certo, finisce la R vai di stun, quindi hanno un altro secondo per avanzare. D'accordo. Ah, quindi nel momento in cui io avanzo con lo stun, poi comunque rimango in posizione pronto a eseguire la catena di CC con il secondo stun, e una volta che ho fatto quello poi però passo in posizione difensiva dietro al mio team. E una, cioè, volta che, allora, se tu rimani proprio in mezzo al fight, mi dispiace dirlo, ma sei il primo focus, perché comunque sei l'healer. Certo. Sparisce l'healer, non c'hanno più cure. Hai finito i CC e stai in mezzo a noi. Cioè, è come praticamente regalarmi... Sì, però diciamo che qua secondo me il punto di forza, e forse il fatto perché Uther è in tier 1, il fatto che tu con una manovra del genere, è vero, rimani nel team fight, vieni ucciso, però a quel punto...
Però permetti al tuo team di fare focus libero su chiunque. Sì, però tu a quel punto muori, ma hai comunque il tuo tratto distintivo che ti garantisce 10 secondi di... Lo scopo di Uther, magari per chi gioca a LoL lo sa, lo scopo di Uther è lo stesso di Karthus. Se muori sono tutti più contenti. è quello. Questo invoglierà molti a giocare Uther. Tu con Uther, se crepi dopo il livello 10... È peggio per loro, perché tu comunque rimani a stunna, a tirare attive, a tirare le cure, la R e gli auto attack. Cioè, poi lì hanno ammazzato una persona inutilmente. Certo. E procedo un po' speditamente perché ci sono gli ultimi talenti. E poi volevo un attimo, abbiamo pochi minuti ancora. Volevo vedere un attimo il paragone con Malfurion. E poi procederemo all'estrazione. Ragazzi, per chi è arrivato adesso, avete ancora la possibilità di iscrivervi all'estrazione. Basta solamente scrivere in chat punto esclamativo raffle, venite aggiunti alla polla di utenti e poi a fine puntata faremo l'estrazione. Allora, talento numero livello 16, abbiamo 4 talenti, concentrazione aumentata, e che riduce i tempi di cura se la salute è superiore all'80%. Poi abbiamo splendore collettivo che potenzia la W, quindi aumenta gli effetti di cura del 5% fino a un massimo del 50% per bersaglio colpito. Poi abbiamo folgore sacra, potenziamo la Q, luce sacra può essere usata contro un nemico, infliggendo danni pari al 50% del suo effetto di cura. E poi abbiamo presenza imponente che riduce la velocità d'attacco dei nemici. Qua come ci muoviamo, Kishen? Allora, la presenza imponente cancellatela, proprio non... Ok. Giocate solo con quelli gialli, praticamente, cioè il verde escludetelo, è inutile, non serve a niente. Ok. La folgore sacra la prendi solo quando te sbagli a prendere il talento. Ok. Quando tu io ti dico che clicchi per prendere lo splendore collettivo, ovvero il potenziamento della W, magari vai di fretta, prendi la Q come mi è capitato tantissime volte e ci rimani male. Ci rimani malissimo. Perché poi lo sai quella cosa, è che tu magari la prendi e nemmeno te lo ricordi di usarla. Sai quante volte a me mi è capitato davanti la gente che c'aveva tipo 200 di vita, 300 di vita, e magari gli potevo tirare la Q addosso, invece scappavano via, e poi ci pensavo e facevo, ma sai che sono veramente un idiota, potevo ammazzarlo così perché me lo sbaglio a prendere talento. Quindi il talento da prendere è splendore collettivo, immagino. La W, per forza W. Quindi aumentiamo i danni e gli effetti di cura del 5% per ogni bersaglio colpito fino a un massimo del 50%. Quindi bisogna diventare anche dei mastri tiratori comunque per sfruttare appieno sto talento. Abbastanza, okay. Diciamo che l'ultimo target è quello che prende più botte in faccia, se è un nemico. Se invece è un alleato, è quello che è più contento di tutti a ricevere la cura. Intanto sappiate che, oltre a essere arrivati più o meno alla fine del podcast, Arthas è riuscito a sfondarmi le difese e si sta avventando fra poco sul forte. Siamo al talento 20 e qua abbiamo ovviamente la Hero, l'eroica da potenziare a seconda di quella che avete scelto. E poi abbiamo lo scudo tempestoso, che è un talento comune e è quello che fornisce uno scudo temporaneo pari al 20% della salute massima degli alleati per 3 secondi. Qua come ci muoviamo? Potenziamo l'eroica o pensiamo a scudare i nostri compagni? Allora, vabbè, naturalmente se tu prendi un'eroica non puoi prendere il potenziamento di quell'altra, quindi comunque il baluardo, certo, non puoi prenderlo. Poi comunque sarebbe anche molto inutile prenderlo. E lo scudo tempestoso è buona, ma non su Uther, perché purtroppo il potenziamento della R di Uther è, secondo me, è sbagliato nel senso, è troppo forte. Perché comunque se tu adesso lo vai a prendere e tiri la R, ti accorgi che comunque il range è tutta la lane. Certo. E il range della R di Uther prende tutta la lane, e comunque stunna sempre allo stesso tempo e stunna tutti quelli che ci stanno dentro. Cioè, è una cosa pazzesca. Poi infatti quando magari qualcuno che comincerà a giocare Uther arriverà al livello 20 e farà un engage di scatto più R, mm-hmm, penso che ci rimani male pure tu quando lo fai, perché dici ma veramente stanno tutti fermi per colpa mia? Perché tu vedi 5 persone che stanno ferme con la testa abbassata che guardano il pavimento e vengono menate dal tuo team. Quindi sostanzialmente noi andiamo a potenziare Uragano Divino, ok? Sì, beh, è troppo forte.
E poi comunque voglio dire, il potenziamento della R è ancora più forte, perché la R di Uther mi sembra che al 10 ha 65 secondi di cooldown, se non erro. E guarda, ti dico, 70, a livello 70, 20 no. Abbiamo 50 secondi. Perché la R del 20 leva 20 secondi, leva, sbloccando il talento. No, no, ma infatti il fare pro di Uther, secondo me, c'è il fatto che ha comunque una ultimate che ha un tempo di recupero basso, insomma. È più basso, cioè forse gli unici cooldown più bassi di questa R sono la R de Brightwing, che ce l'hai ogni 3 secondi, ogni 2 secondi, e basta. E nient'altro. Ok, allora ragazzi, per ricapitolare, adesso vi rimetto qua in posizione Uther, ho ripristinato le strutture prima che Arthas mi distrugga il forte, sarebbe penoso nella versione di prova. Allora, abbiamo al livello 1 ricerca dell'evocatore, livello 2 scudo protettivo, livello 3 lungimiranza o chiaroveggenza, dovreste vedere chiaroveggenza nei vostri talenti, poi al livello 10 assolutamente tempesta divina, ci permette di stunnare e fare danno. Poi a livello successivo prendiamo scatto, che se possiamo lo usiamo in combinazione con tempesta divina come initiator. Poi a livello successivo splendore collettivo e poi infine potenziamo l'ultimate e diventiamo dei... come detto prima, che quando muore Uther sono tutti felici, forse sono più la squadra avversaria, tutti più contenti. E tanto tu al 20 stai 12 secondi in campo a prendere ammazzate sulle gengive la gente, quindi è bellissimo. Bella, poi la cosa bella di Uther è che quando muori in forma spiritica i suoni sono diversi. Quindi tu quando colpisci tipo, che ne so, un Tygus che sta in Odin, senti proprio i stonk del tipo di martellate da fabbro, senti. E quindi hanno anche soddisfazione. Senti proprio i ton ton ton, cioè proprio i rintocchi proprio. Allora senti, adesso non abbiamo il tempo di aprire nuovamente Malfurion e vederlo, però sicuramente faremo un podcast dedicato a Malfurion. Però ci dici, visto che tu utilizzi anche Malfurion, ci puoi dire brevemente quali sono le differenze fra questi due eroi, ovviamente tralasciando il fatto che comunque stanno su due tier differenti, però perché Malfurion potrebbe rischiare di essere competitivo con Uther? Perché comunque Malfurion purtroppo non cura tanto come Uther, è vero, però Malfurion ha una cosa che Uther non ha. Malfurion ha il Rewind. Ah, ok. Il Rewind è un'abilità attiva che ti azzera di nuovo tutti i cooldown delle spell. Tutti. E quindi questo perché se tu usi la R con Malfurion del Silence, cioè praticamente la rotation, io quando la gioco con i ragazzi, è fai Silence, root per terra, scusami, tu fai root, li tieni fermi, come finisce root fai Silence, azzeri i tempi, di nuovo root, e praticamente il Rewind ti leva anche 35 secondi dal cooldown della R. Ah, però, certo, una modalità di gioco frenetica su Malfurion, così. Purtroppo Malfurion è il tipico champion che deve essere in pianista per giocarlo. Senti, il contro di... una cosa che hanno in comune tutte e due è che non hanno moltissime escape, né Uther, no, né Malfurion. Sono tutti e due mount dipendenti, e mana dipendenti. E Malfurion ha le root, che però vanno piazzate in maniera strategica. E Uther eventualmente ha lo stun, che però dovrebbe riuscire a mantenerlo invece per quando si entra in team fight piuttosto che per scappare, giusto? Sì, però purtroppo il discorso è che Uther va in tier 1 per il semplice fatto che comunque la R del 20 di Uther più lo scatto sono una cosa indecente. Certo. Cioè che è un supporto che puoi ingaggiare. A contro di Malfurion, che invece è più difensivo. Ma e Malfurion ha anche la seconda eroica, che è Silenzia, giusto? È quella là, esatto. Il Silence Ancestral, mi sembra. Il fatto che la rende inferiore a Uther è il fatto che comunque silenzia e basta, ma non incapacità di avversari. Ma il silenzio è fortissimo, eh. Quindi io ti sento già molto pro Malfurion, quindi ti avrò sicuramente in puntata quando parleremo di Malfurion. Bellissima nuke, io con Malfurion in ranked ho 7-0, quindi cioè tranquillo proprio. Nuke, sei contento? Poi Malfurion lo metti grosso in combo con Stitch, è veramente brutto, perché c'è Stitch grabba, Malfurion gli mette root sotto i piedi e chiunque viene grabbato muore. Senti, ma allora anche Nuke sta diventando pro Malfurion? No. Ma lui non ha visto giocare a Malfurion, già ha detto, non ci credo che c'è gente che gioca a Malfurion così, questo, cioè come fai a essere tier 3 Malfurion? No, il punto è molto semplice, Malfurion è un po' l'eroe al quale ci si avvicina molto all'inizio.
perché è un po' più semplice di Uther proprio dal punto di vista tattico. Però poi giocato molto molto bene, può essere effettivamente una bella spina nel sederino, se vogliamo dirlo. Sai Però che comunque è che comunque tu c'hai il vantaggio che Uther alla fine c'ha uno stun, ce l'ha, è a target, Malfurion è tutto skillshot. E poi E c'è da poi dire comunque anche che Malfurion comunque. c'ha una cura sola che praticamente a livello 20 cura 200 HP istantanei e poi però te ne cura 1800 overtime. Se il fight l'ha prolungato è buono, ma se il fight finisce subito è inutile. Bisogna contare che Malfurion, diciamo, bisogna creargli un team attorno. Perché se picchi Hero che hanno bisogno alla fine di un curatore come Uther, che comunque devono essere portati su subito, come per esempio anche Illidan, Malfurion non si può giocare. Uguale con Kerrigan, è anche molto difficile giocare. Perché sono eroi che vanno in melee, sono DPS, hanno pochi HP e Malfurion non riesce a tenerli su. Bene ragazzi, io dedicherei allora a questo punto rinnovo l'invito a Kishen che verrà a parlarci prossimamente di Malfurion, così approfondiremo anche quest'altro support. E io direi che siamo in fase di chiusura e quindi adesso vi richiamo l'attenzione perché stanno per arrivare i giveaway, quindi lascio gli ultimi C'avete ancora secondi. 10 secondi per scrivere Sì, le sì. raffle. Ragazzi, adesso lo 10 dovreste vedere in schermata perché è arrivato proprio agli ultimi minuti. Questo è il momento. Scrivete raffle, punto esclamativo raffle, e io a breve partirò con l'estrazione. Accendete sempre candeline, tenete cornetti, tutto quello che vi pare. E ricordatevi che se non vincete la chiave durante questo podcast potete sempre tentare la fortuna andando sul gruppo Facebook di Pwned, lo vedete nella schermata. E io a questo punto, visto che ci sarà gente che starà sudando freddo, è ora di cominciare, Ok. è ora di cominciare il sorteggio. Allora. Poi se c'avete lamentele comunque andate da Nuke che tanto Che tanto non può fare nulla per voi. Io vedo che ancora stanno mettendo raffle. Ok, attenzione, parte il primo vincitore di questa sera. Oh, Ferux. 92. Luciferux ha scritto l'ultimo raffle e ha vinto. Un incredibile. Io veramente farei un Attenzione, applauso attenzione. all'onore a sto ragazzo. Un applauso. L'ultimo arrivato. Ok. La gioia di una vita proprio sto ragazzo. Sì, infatti, è capitato qui per caso, ha detto, vabbè, mo lo scrivo. Allora, un attimo che me li devo anche segnare. Poi abbiamo. Attenzione. Prossimo vincitore Attenzione, è Matter Matter Killer Killer. Matter Killer è qua con che noi, non può abbiamo letto in scrivere? chat. Per ora non l'abbiamo letto. Matter C'era Killer, comunque il yeah! giveaway, C'è lo ho vinto yeah il di primo Matter raffle. Killer. Allora, io Io vorrei immagino che ricordare. loro stanno urlando felici a casa. Sì. Non Allora, farei una cosa che succede. Luciferux 92, questa è una cosa che mi ero dimenticato di dire, e Matter Killer e i prossimi tre, mandate subito qua su Twitch un messaggio privato a Pwned col vostro battle tag che noi comunicheremo a Blizzard e poi sarà Blizzard stessa a farvi recapitare nel vostro client Battle.net l'iconcina magica che vi farà giocare a Heroes of the Storm. Ok, procedo con l'estrazione. C'è gente che ha detto che se vince la beta diventa addirittura credente, quindi attenzione, qui potrebbero essere nuovi ingaggi verso la chiesa proprio. My My Deadly Deadly Dream? Dream My Deadly Dream è il terzo vincitore. che ci scrive in chat. My Deadly Dream, scrivi Vabbè, o se no non ti credo che neghiamo la scriva beta. subito. Secondo me si sta spogliando lui, tipo come se avesse segnato il 1-0 al 90esimo della Io spero che lui Coppa abiti al piano UEFA. terra perché se abita ai piani alti comincia a tirare tipo i piatti e le lavatrici come se fosse Capodanno anni 50. Ci scrive come si manda il messaggio in privato. Allora basta che clicchi sulla persona che devi contattare e c'è praticamente invia MP, invia messaggio privato.
Sì, in pratica sul vicino al gioca 6 fuori 21 c'è il go to profile. Vai sul profilo e mandi il messaggio. Oppure se volete, io adesso ho detto mandate a me i messaggi privati, privati, esatto. E cliccate su Pwned Live e vi apparirà la schermatina per mandarmi il messaggio. Mandatemi col vostro battle tag, perché è l'unico modo che abbiamo per farvi inviare la beta. Ci sono le ultime due key. Intanto la fidanzata di Kishin continua a salutarlo, lo saluta, non ricambia così in chat da un'ora, succede sta cosa. Ok, il prossimo vincitore è Gerolex11. Gerolex11, palesati in chat, così sappiamo che sei con noi. Mostrati, Gerolex. Chi sei? Gerolex1, Gerolex2, arrivo fino a 11 che sta nel nome, poi mi fermo, E Gerolex, devi palesare, perché io devo avere la sicurezza che tu mi mandi il tuo battle tag, se no devo estrarre un altro nome. Entro 5 secondi, se non scrive nemmeno una lettera. Ma quanto stanno godendo gli altri, immagino, in questo momento. Gerolex. Ok, 2. Ok. Gerolex è il non pervenuto, vai col prossimo. Ok, allora ragazzi, ci sono ancora due chiavi. E Gerusalem che starà festeggiando che... Ah, no, è arrivato, eccolo, ci scrive che culo. Allora, questa era la terza, quarta? Mi sono perso. Abbiamo detto, c'era Satanicus... È arrivata Gerolex, quindi... Ah, è arrivato Gerolex, quindi siamo all'ultimo. Quindi te lo ripeto, Luciferux92, Matter Killer... Deadly Dream e abbiamo appena fatto Gerolex 11. Ok Gerolex, ricordati di mandare un messaggio a Pwned Live col tuo battle tag. E c'è l'ultima chiave, ragazzi, incrociate le dita, sto per fare l'estrazione in questo momento. Dai, vediamo chi sarà l'ultimo che finisce la team composition dei Magic 5. Oddio, appena, vi giuro, cioè io vorrei far vedere la schermata perché no, vabbè ragazzi, che su 30 persone non riesco a vincere e la vince, cioè, oh, e io qui ragazzi, alzi le mani e vado a comprare. No, vi prego, vi prego, faccio uno screenshot e lo devo mandare per forza in un post. Questa cosa è anche per te. Cioè, è talmente incredulo che scrive ma ho vinto, penso di sì, non lo so, però è dubbioso persino lui che dice ma ho vinto, sì, ma c'è uno. Allora Alanbit, anche per te manda un messaggio privato a Pwned Live qua su Twitch comunicando il tuo battle tag e noi lo comunicheremo a Blizzard e dopo il 6 di febbraio dovreste vedere l'iconcina di Heroes of the Storm che vi appare magicamente nel client e potrete giocare. E vorrei fare una proposta a Witchcat, dato che ci sta questa felicità tra i ragazzi, tra l'altro Alan che credo che abbia vinto tutto in questo momento, se fate oltre un messaggio privato anche la foto di come avete festeggiato il vostro accesso all'altro. Ah sì, sarebbe bello. Le facciamo passare nel prossimo podcast. Volentieri, cioè, ottima idea. E calcola che chi dei 5 fa pure diciamo il video più bello sui festeggiamenti, vi mandiamo pure un pacchetto di Raffaello e di Ferrero Rocher a casa. Ve li porta Mastroda in persona, e ci proprio. Scrive in chat giusto per far aumentare il rosic delle persone che non hanno ricevuto la key, ma il bello è che io non ci gioco neanche. Quindi non ho capito Alanbit, che te ne fai? Non puoi. Io vi ricordo, ragazzi, che. Ma che ha scritto per ore, che praticamente sperava che scrivendo aumentassero le chance. No, però aspetta, se il ragazzo non gioca, comunque voi dite sì, ok, l'ha vinta, però. Boh, non so. Tenete conto che non potete venderle perché. Esatto, sono. Ve le manda Blizzard. Bound. Sono account bound. No, Fumagalli. Fumagalli, mi sa che è troppo tardi. Abbiamo già distribuito le key. Vabbè, io direi che siamo in chiusura. Anche sì, sì, siamo in chiusura. Infatti, sì, sia Nuke che Kishin devono andare agli allenamenti. E su cosa vi state allenando adesso? Adesso avete qualche ESL? No, l'ESL non ce l'abbiamo. Abbiamo il torneo di Battlecraft a breve, cioè giovedì. Ok. Cioè, mercoledì, cioè domani, e poi abbiamo domenica l'ESL. E poi il 2 abbiamo un torneo internazionale Invitational. Quindi siamo ancora in pieno regime, in pratica.
Ottimo, comunque se volete seguire le vicende del team Decima Esports, lo vedete in sovraimpressione nella nostra interfaccia, ve lo rimetto, e potete raggiungerli sul loro canale Facebook e da lì immagino siano linkate quelli che saranno i vostri video, le vostre guide e quant'altro. Noi ci vediamo martedì prossimo e non so ancora che personaggio andremo a trattare, che eroe andremo a trattare, ma sarà sicuramente interessante e divertente come oggi. Ricordiamo a tutti, sempre e comunque, gioca safe. Giocate sempre safe, ragazzi. Alla prossima. Soprattutto Alan Beat, che ha appena vinto la gara. Gioca safe. Ah, e un'altra cosa, ragazzi, adesso che praticamente siamo un bel po' in chat, se volete il prossimo podcast in napoletano, fatecelo sapere, perché siamo disposti a farlo per voi. Io non partecipo. Scegliete l'eroe e un eroe che ci stia lingua. Bene e la lingua e noi lo faremo. Possibilmente dialetti, non lingue straniere. Un consiglio, non scegliete il Veneto, per cortesia, perché sennò ci chiudono il canale. Ah, tu sei Veneto? No, chi io sei? Non sono di Roma. Però i Veneti, al posto delle virgole, hanno qualcos'altro. Un altro piccolo appunto: tutti quelli che sono interessati a generare la decima possono farlo tramite il sito clandecima.it, dove abbiamo comunque gruppi che crescono sempre di più. Abbiamo un pool di player veramente enorme. Adesso credo che ci siano almeno 20 persone, se non più, il nostro TS. E facciamo crescere un po' tutti, quindi se siete interessati clandecima.it. E un altro piccolo appunto: ricordate che Christian ti fa Lazio, eh? No ripeto, la puntata Lazio, è sempre la zia di Leo, no, Dio, la puntata quindi... su Malfurion mi sa che salta. Cioè il sciarpe da Roma appese pure dentro l'armadio. Ok ragazzi, non voglio sfondare nel calcio, che è tutt'altro argomento. Noi ci vediamo martedì prossimo e giocate safe. Ciao a tutti.